Ciao! Allora, prima di iniziare vi spiego che su questo canale ho deciso di portarvi soltanto chat, chat horror, chat divertenti, punto ragazzi. Non vi porterò altro. Per tutto il resto dei video sto continuando, li sto sempre facendo uscire nel link che trovate in descrizione nel mio nuovo canale, che sta andando bene e vi sta piacendo, quindi se vi interessa vedere anche altre cose, in descrizione. Se volete vedere solo chat horror, solo chat divertenti e cose così, mettete un mi piace, vediamo quanti di voi vogliono un altro chat horror, una roba del genere, e io continuo, quindi iniziamo subito senza perdere tempo. Inizia così. Andy, oggi mio fratello torna a casa. Mia, oddio, sei pronto a rivederlo? Andy, non lo so. Ragazzi, mi fa un botto di roba strana rifare le chat horror. Mi sembra ritornato l'anno scorso, quindi... wow. Quanti anni sono passati? 10 anni da quando l'hanno mandato via. Wow, come te lo immagini oggi? Non lo so, l'ultima volta che ci siamo visti eravamo solo bambini. È così che lo ricordo. Non lo sapremo mai perché per vedere la foto ci vuole l'abbonamento. Quindi facciamo finta che l'abbiamo visto, vi metto io una foto, se lo ricorda così. Sei contento di rivederlo? No. Ma come non è contento di rivederlo? Perché? Perché no? Non mi va di parlarne. Andy, stiamo insieme da 2 anni e ancora non vuoi parlarmi di Alex. È un argomento delicato. A me puoi dire tutto, lo sai. Era cattivo. Ti ha fatto del male? Sì, in continuazione. Cosa ti faceva? Lascia stare. Andy! Ok, beh... faceva cose tipo... cercava di soffocarmi in piena notte. Mi ricordo che facevo sogni dove non riuscivo a respirare e quando aprivo gli occhi era tutto buio. Mio Dio. Mio Dio, veramente, ragazzi. Cioè, voi state dormendo così belli tranquilli. Arriva tuo fratello, muore, col cuscino in faccia. Cioè, calmati, ok? Ci credi che poi tuo fratello non ti vuole più rivedere, no? Cioè... scalciavo, graffiavo, urlavo e alla fine il cuscino si sollevava dalla mia faccia. E lui stava lì, seduto ai piedi del letto a fissarmi. Oddio ragazzi, oddio. Cioè quello stava soffocando. Andy, mi dispiace tanto. Sto bene. Insomma, sono sempre stato il figlio prediletto, quindi sicuramente era geloso di me. Andy, non ci scherzare. È per questo che i tuoi genitori l'hanno mandato via? No, a loro non ho mai detto nulla. Perché? Devono saperlo. La tua vita potrebbe essere in pericolo. No, non posso dirglielo. Da quando Alex è andato via, hanno perso il contatto con la realtà. Questa accusa li manderebbe definitivamente fuori di testa. Ora sono un adulto. Posso badare a me stesso. Che intendi dire? Se l'hanno mandato via è perché sapevano che aveva dei problemi mentali. Non sono stati loro ad allontanarlo, ma il tribunale. Riguardo a tutta la faccenda, i miei sono convinti che si sia trattato solo di un incidente. Quale faccenda? L'incidente. Qualche dettaglio? Mia, ti ho detto che non voglio parlarne. Oh, Mia, è però a rotmo, avast. Ma devi dirmelo, e se ti succede qualcosa? Ora che è tornato? Va bene, si convince facile. 10 anni fa, ero nella mia stanza a giocare con i Lego e qualcosa del genere. Avevo 8 anni e Alex 10. Sentii un frastuono provenire dal salotto. Poi questi suoni assurdi, delle urla terribili. Sono corso fuori dalla stanza e mia madre era lì, in piedi, con un coltello infilzato nello stomaco. Alex era accanto a lei, con le mani e il volto coperti di sangue, lo sguardo fisso nel vuoto. Non tradiva la minima emozione, uno sguardo calmo che faceva gelare le ossa. Ragazzi, questo qua è psicopatico, fidatevi. Cosa? Già. Lei mi guardò e mi urlò di chiamare il pronto intervento e così feci. Dissi all'operatore che Alex aveva accoltellato mia mamma. Mio Dio, dov'era tuo padre? Al lavoro. Mia madre era furiosa per quello che avevo detto all'operatore. Continuava a ripetere alla polizia che era stato un incidente. È possibile che fosse davvero un incidente? Non lo so. Mia madre non mi ha mai detto cos'era davvero successo. Gesù, Andy, è una follia. Penso che dovresti parlarne con i tuoi genitori. È impossibile parlargli, letteralmente impossibile. Sono convinti della loro versione dei fatti. Ma che diavolo? Andy, potreste essere tutti in pericolo. Senti, possiamo parlarne più tardi? Oddio, i miei genitori hanno appena parcheggiato. Guarda, foto che non vedremo mai. Un parcheggio di persone... dei genitori. Ragazzi, ovviamente nel caso le chat vi dovessero piacere molto, faccio l'abbonamento e vi faccio vedere anche le foto, dipende tutto da voi.
Stai bene? Come sta Alex? Abbastanza bene. È diverso. In che senso? È silenzioso, parla poco. Penso che l'abbiano davvero incasinato in quel posto. Posso passare domani? Magari per cena? Ti direi di sì, però non so, Alex è appena tornato, magari la settimana prossima? Uffa, ho voglia di vederti, ma capisco, ti amo, cuore cuore. Mi dispiace piccola, ti amo anch'io. E fin qui, il giorno dopo. Forse mi sbaglio, forse mi ricordo male. Che vuoi dire? Sembra così depresso, forse davvero non voleva far del male a mia madre di proposito? Magari sono io che lo ricordo come se avesse tentato di ucciderla. Boh, secondo me non dovresti dubitare dei tuoi ricordi, probabilmente gli danno dei farmaci o cose simili. Vi siete già parlati? Veramente no, ha la faccia avvilita e non parla molto. Anzi, non ha detto una sola parola. Grugnisce e comunica avversi, tipo è così. Ehi Alex, ti va di mangiare? Ehi Alex, vuoi andare a letto? Ehi Alex, usciamo. Che cavolo di psicopatico. Sei sicuro che a stare in manicomio per 10 anni è diventato più pazzo di prima? I tuoi genitori te ne hanno mai parlato? No, i miei sono sempre stati cupi e distaccati da quando lui non c'è. Mi ricordo che prima mia madre e mio padre erano dei genitori affettuosi. Invece da quel momento, insomma, li hai visti anche tu, sono come dei robot depressi. Dovete sedervi e parlarne tutti insieme, non è una situazione normale. Capisci che voglio dire? Lo so, ma adesso le cose stanno così con loro. Va bene tesoro, adesso devo proprio andare a dormire. Per favore, cerca di non farti ammazzare. Ci proverò, ti amo. Il giorno dopo. Andy, Andy. Mia sta chiamando Andy. Andy, stavamo guardando il telegiornale a casa e hanno detto che tua madre e tuo padre sono stati brutalmente assassinati. Tu stai bene? È stato Alex, vero? Tu e Alex siete dispersi, non hanno trovato i vostri corpi. Andy, devi rispondermi subito. Cosa sta succedendo? Sto bene. What the fuck? Andy, che cavolo sta succedendo? Perché al telegiornale dicono che i tuoi genitori sono stati uccisi? Perché è vero. Dove sei? Sto guidando. Smetti di rispondere a monosillabi, devi dirmi che sta succedendo. Dove stai andando? Devi chiamare subito la polizia. Siamo diretti alla stazione di polizia. Siamo? Siamo? Cioè tu e Alex? Che cosa cavolo? Sì, io e Alex. Potresti spiegarmi? Lo farò dopo aver accompagnato Alex alla stazione di polizia. 20 minuti dopo. Mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato per tutto il tempo. Per favore, parlami, sei al sicuro? Sì, siamo alla stazione di polizia. Sto aspettando Alex fuori dalla stanza dell'interrogatorio. Dopo tocca a me. Ti prego, dimmi qualcosa. Sono preoccupata da morire. Che hai fatto? Hai ucciso tu i tuoi genitori? No, è stato Alex. Lo sapevo, è davvero pazzo. Ma sono felice che tu stia bene. Mia, smettila. Alex non è pazzo. Non lo sapevo. Ma Alex non ha più la lingua. Oh mio Dio, ecco perché parlava monosillabi. Raga, ma è finita qua. Non mi fa più andare avanti, ragazzi. È finita qui. Cioè, e quindi? Ma non è possibile. È finita così, ragazzi. Raga, io non so se l'avete già letta voi o roba del genere, ma... Finisce così. Non riesco a capire la... Fatemi sapere giù nei commenti se voi tipo l'avete letta e sapete se finisce in un altro mondo. Scrivetemi voi qualcosa, veramente sono rimasto malissimo. Fatemi sapere se ne volete un'altra di Chat Horror. Ovviamente più like lasciate più è probabile che io ve ne porti un'altra. Magari se arrivate già a 3-4 mila like per incominciare. Fermi tutti, ho risolto l'inghippo. Non finisce qui, c'è una continua. Ma siccome il video verrebbe troppo lungo, fatemi sapere nei commenti se la volete. Superate magari 3000 like, vi porto la seconda parte. Sono sconvolto da ciò che ho visto che succederà nella prossima. Pensateci.